Bentornati sul mio canale YouTube Diletta Martorana e su Spreaker. Benvenuti se siete nuovi. Vi invito ad iscrivervi, a commentare, a lasciare like. Oggi parliamo di Amore e Psiche di Antonio Canova. Ma prima vi voglio dire che Canova ha una formazione barocca. Pertanto è opportuno andare ad ascoltare anche i podcast sul barocco per capire la sua influenza. È attivo dal 1770 al 1820 e Amore e Psiche è un'opera del 1790, marmo a tutto tondo. Di cosa si tratta nello specifico? Di un episodio mitologico dove Eros, Amore, si innamora di Psiche, una comune mortale. I genitori si oppongono alla loro unione. A questo punto Giove costringe Psiche a fare delle prove improponibili e questa riesce a superarle. Quindi i due potranno coronare il loro sogno d'amore e si baciano. Le figure sono ideali ed espressive. Il movimento, la plasticità e la profondità non le analizziamo perché ovviamente la plasticità è una caratteristica intrinseca, ovvia, essendo un marmo a tutto tondo. La profondità non la analizziamo, neppure il movimento. Canova è quindi neoclassico. E perché è neoclassico? Se avete ascoltato il podcast sul neoclassicismo o comunque se non l'avete fatto andate a farlo, capirete che il suo neoclassicismo è visibile nell'uso del marmo bianco e anche nel tema mitologico, lo schema geometrico e il panneggio bagnato, che è un'influenza di Fidia. Per Canova il recupero classico è anche lo schema geometrico e quindi sono due diagonali, due rette che si incrociano proprio sul bacio. Non solo la postura, ma anche le braccia di Psiche e la testa di Eros formano una circonferenza e il centro di quest'ultima combacia con il punto di incontro, di incrocio delle due diagonali. Canova faceva realizzare le proprie opere dai suoi aiutanti. Perché questo? Perché l'arte doveva essere oggettiva. Per essere tale, doveva allontanarsi dal sentimentalismo dell'autore, perché questo non era destinato a durare in eterno, mentre l'arte sì. Questo lo riscontriamo benissimo quindi nei podcast sul neoclassicismo. A questo punto, se il video, il podcast vi è piaciuto, vi invito a mettere like, ad iscrivervi e a lasciare un commento. Supportando i miei podcast, mi permetterete di crearne di nuovi sempre.